Milan. Amici rossoneri, non buonasera. Ragazzi, notiziona fantastica, come potete vedere da questa stupidissima intro, il Milan ha vinto. Veniamo via dal Tardini con tre bei punticioni che, insomma, in questo periodo del campionato, con questa posizione in classifica, fanno, insomma, respirare un po' di... Sentite che bello. Ah, un po' di aria fresca, un po' di rilassatezza, eccetera, eccetera. Il Milan parte con una formazione che a me sinceramente non piace tantissimo, perché quando ancora vedo dentro Kessié e Suso in squadra, oddio, mi cadono un po' i sentimenti, ma alla fine abbiamo portato a casa questi 3 punti che, per onor del vero e per onor di sincerità, se ci fosse stato anche un pareggio, diciamo che sarebbe stato anche giusto. Però ecco, questa cosa qua è la cosa bella, che oltre al fatto che il Milan sta ricominciando a giocare in maniera abbastanza decorosa, la cosa bella è che vediamo che un pochino di fortuna sta anche tornando dalla nostra parte. Perché qualche tempo fa non ci sarebbe mai stato un rimpallo che avrebbe permesso a grandissimo cavallo pazzo Theo Hernandez di segnare, quindi di farci esultare e portare a casa questi 3 bellissimi punti. Cosa dire? Sono contentissimo, speriamo che questa sia proprio un'involuzione, perché insomma il Parma ha fermato la Roma, anche altre squadre abbastanza, insomma, di livello, per cui andare a strappare 3 punti in casa loro è una bella ripartenza, se di ripartenza si tratterà. Il Milan parte con questa formazione qua, Hernandez, Romagnoli, Musacchio, Conti in difesa, ovviamente porta curata dal grande Gigio. E centrocampo Bonaventura, Kessié, Bennacer e il trio d'attacco che è quello che insomma un po' deluso, Calhanoglu, Piontek e Suso deluso. Io in questo video vorrei semplicemente dirvi i promossi e i bocciati e ovviamente, come già avete potuto capire, farvi arrivare tutta la mia felicità, anche se la classifica non è che sia diventata chissà quanto bella, però insomma si deve ripartire in qualche modo e siamo, credo, ripartiti. Come promossi, ovviamente, Theo Hernandez che ha giocato molto bene e ovviamente ha fatto anche il gol, quindi anzi, il migliore in campo, direi, quindi Theo Hernandez. Ecco, se poi Theo Hernandez non avesse fatto il gol, io avrei dato come miglior giocatore in campo, avrei dato lo scettro a Conti, perché a me mi sta piacendo, lo vedo veramente recuperare palloni, correre, fare anche qualche bel cross, quindi direi che Conti sta tornando a livelli che insomma potrebbero garantirgli la titolarità in questo Milan e comunque essere in tutto e per tutto da Milan. L'altro promosso direi Musacchio, anche lui devo dire che difende bene, corre, si fa trovare sempre pronto, non è mai fuori tempo, quindi questi tre della difesa, ecco, la difesa è stato il reparto migliore di questo Milan che ha battuto il Parma. Ovviamente sono contento di vedere in campo Bonaventura che ha fatto il suo. E la nota dolente sono sempre Piontek, Suso e Kessié, cioè veramente è una roba, sono inguardabili, non danno garanzie, sono svogliati e non lo so, secondo me bisognerebbe partire già dall'inizio con una formazione diversa. Mettere Leao subito al posto di Piontek, anche se Leao non è un centravanti, qui ancora posso ribadire quanto ci serve Ibrahimovic in questo momento, al posto suo sarebbe l'ideale, perché insomma non azzecca un appoggio, non riesce a girarsi, vabbè. Infatti quando è entrato Leao al posto suo si è visto già un miglioramento di tutta la squadra, insomma ha fatto qualche verticalizzazione.
insomma, è cambiato un po' il discorso. Che sì, non ne parliamo, no, che sì, niente, io non capisco perché lo mette dall'inizio. Secondo me ormai che sì, dovrebbe fare la riserva di Krunic perché non ce la fa più. Anche quando gli capitava di trovarsi in qualche posizione buona, alla fine non riusciva a capire cosa fare, tirava fuori. Sì, sembrava di essersi impegnato un pochino di più dell'ultima volta, ma... non abbastanza, non abbastanza. Suso anche lui, lento, lento. Io nella mia personalissima votazione che do durante la partita, gli ho dato un più e un meno, e poi ancora un altro meno. Quindi, no, io addirittura, sentite cosa vi dico, metterei Castiglieco. Proverei è vero che è un po' leggerino, però anche Suso è troppo lento. È troppo lento, quantomeno Castiglieco quando parte, cioè, viaggia a una certa velocità, arriva giù in fondo, crossa. Sì, il tocco di palla ce l'ha, ma non mi piace, non mi piace. Niente. Bennacer, anche lui bravo. Comunque, ragazzi, le pagelle magari se riesco le faccio domani. Promossi, come ripetevo, come voglio ripetere, Conti, Musacchio, Hernandez, migliore in campo. Bocciati, Piontek, Suso e Kessié. Sono contento, abbiamo portato a casa questi punti, 3 punti. Speriamo che continui il discorso in questo modo. E per ora basta. Quindi vi auguro una buona serata a tutti, amici rossoneri e non, e alla prossima, e sempre Forza Milan!